bioplastiche. Cosa sono, come funzionano e che contributo possono davvero dare andando oltre agli slogan nell'affrontare la questione plastiche. Oggi proviamo a fare un po' di chiarezza. Questo video è realizzato in collaborazione con BASF, che per i suoi 75 anni di presenza in Italia ha voluto supportare la realizzazione di diversi video di divulgazione scientifica incentrati sul tema sostenibilità. Questo è il primo video di una trilogia sul mondo delle plastiche, tema di cui spero riuscirò a mostrare e trasmettere la complessità. Ciao a tutti, io sono Ruggero, sono un comunicatore della scienza e oggi voglio parlarvi di una delle strade che si stanno percorrendo nel tentativo di ridurre l'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento dei materiali plastici. Le bioplastiche sono un casino e sono state comunicate in maniera ancora più confusionaria. Di conseguenza dobbiamo andare per gradi. Sotto al macro cappello di bioplastica stanno due concetti molto diversi e che ovviano a due problemi tipici delle plastiche convenzionali. Da un lato, il fatto che gran parte delle plastiche che utilizziamo derivino dal petrolio, che sappiamo non essere rinnovabile. Oggi solo il 4% del petrolio estratto è usato nella produzione di bioplastiche, ma si stima che nel 2050 questa percentuale salirà al 20%, e quindi bisogna svincolarsene quanto prima. Dall'altro c'è l'aspetto del fine vita. Non tutta la plastica può essere riciclata e molto, anzi troppo spesso, le plastiche vengono disperse nell'ambiente o comunque finiscono incenerite o in discarica. In quest'ottica le bioplastiche possono essere bio-based e quindi essere prodotte a partire da fonti rinnovabili, svincolandosi in questo modo dal petrolio, ma possono anche essere biodegradabili e decomporsi con l'azione di alcuni microrganismi in anidride carbonica, acqua, materia organica e sali minerali. Attenzione, quindi abbiamo due cose da tenere in considerazione: l'origine della materia prima e la biodegradabilità. Possiamo avere plastiche che derivano dal petrolio e non biodegradabili, come gran parte delle plastiche convenzionali, plastiche che derivano dal petrolio e che sono biodegradabili, come il polibutilene adipato tereftalato, ad esempio, plastiche non derivanti dal petrolio e non biodegradabili, ad esempio il bio-PET è sempre PET, cambia solo la materia prima, e infine plastiche non derivanti dal petrolio e biodegradabili. Tutte queste ultime tre categorie sono comunque bioplastiche. Ho chiesto ad Antonella Pizzonante, che a BASF si occupa proprio di bioplastiche, di parlarci di alcune applicazioni in cui già oggi troviamo questi materiali. Le più grandi applicazioni sono soprattutto quelle a contatto con gli alimenti, quindi parliamo appunto di vaschette, cucchiaini, bicchieri, capsule per il caffè anche, quindi capsule compostabili che possono essere conferite direttamente nell'organico. Ma anche quello che è lo shopper, quindi la busta che utilizziamo tutti i giorni quando andiamo al supermercato, e alla fine anche un altro tipo di applicazione che è nell'ambito dell'agricoltura, quali quindi i teli da pacciamatura. Poi, siccome mi ha portato da vedere uno di questi teli da pacciamatura, le ho chiesto di parlarcene un po'. Qui ho questo telo da pacciamatura, per chi non è proprio un pollice verde, telo da pacciamatura è un telo che previene praticamente la crescita di erbe che vanno a intaccare la crescita del seme stesso, che può essere appunto il pomodoro, quindi una determinata piantagione. Quindi viene messo questo telo, che è un telo che viene posto sul terreno steso, c'è all'interno un foro, il foro dal quale appunto viene fuori la piantagione, che cresce durante il suo tempo di vita, e alla fine, quando si fa la raccolta, questo telo si biodegrada direttamente nel terreno. Questo, lo lasciano giù? Sì, lo lasciano giù, perché si degrada direttamente grazie all'effetto appunto della luce, dell'acqua, della temperatura. Piano piano si entra nel terreno, diventa appunto CO2, biomassa, e non porta ovviamente alcun danno al terreno. Cosa deriva questo? Deriva essenzialmente da dei granuli che vengono poi messi in macchina, estrusi, e diventano quindi un telo da pacciamatura.
Ovviamente a questo bianco bisogna aggiungere il colore nero, come vediamo, che è sempre un granulo biodegradabile e che quindi non impatta l'ambiente. Quei granuli bianchi sono fatti da PLA, l'acido polilattico, una delle bioplastiche più comuni, ma che solitamente in natura ci impiega un po' di più per decomporsi, impiega qualche anno a degradarsi. E quindi per questa applicazione è stato mischiato con un altro polimero, il PBAT, per ottenere un materiale in grado di degradarsi in qualche mese, potendo quindi seguire quelli che sono i tempi dell'agricoltura. E questo aspetto introduce un altro tema importante. Le plastiche biodegradabili è vero che prima o poi si scompongono in composti più semplici, ma quanto tempo ci mettono dipende tantissimo dalle condizioni in cui si trovano. La temperatura, l'umidità, la stagione, lo spessore del materiale, il tipo di microrganismi presenti giocano un ruolo fondamentale. E questo per ricordarci che non è che perché una plastica è biodegradabile allora possiamo disperderla in natura come se nulla fosse. Va comunque differenziata. E qui introduciamo un'altra parola importante. Compostabile, che è un concetto più stringente della sola biodegradabilità. Per essere compostabile, un materiale deve degradarsi almeno del 90% dopo 6 mesi di compostaggio in condizioni controllate, e i prodotti che si generano non devono presentare ecotossicità o comunque non devono compromettere quello che è il processo di compostaggio, e anche le loro concentrazioni di metalli, di sali e di altri composti devono stare all'interno di un range ben definito. Se un prodotto è compostabile, e solo se un prodotto è compostabile, può essere gettato nell'umido e verrà quindi smaltito con la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Ma se io invece ho una compostiera domestica, posso gettarci lì la bioplastica? C'è un po' di confusione, non si può buttare tutto nel compost, nel senso nel terreno della propria casa, non si può buttare tutto. C'è su ogni oggetto appunto fatto in plastica biodegradabile una piccola etichetta dove c'è scritto appunto che tipo di conferimento ha. Quindi se home compost è possibile conferirlo appunto nel compostaggio, come dire, a casa. Se invece industrial compost, questo significa che viene messo all'interno dell'organico, e qui in Italia, come sappiamo, abbiamo la raccolta differenziata integrata porta a porta, casa a casa, che viene a prendere appunto il nostro organico e lo porta al compostaggio industriale. Quindi queste sono le due maniere. E quindi il consumatore deve stare attento nel leggere se poterlo buttare direttamente appunto in casa oppure conferirlo in organico in esterno. Una volta conferita nell'umido, una plastica compostabile necessita di particolari condizioni per essere opportunamente gestita. Solitamente finisce in un biodigestore anaerobico, dove in assenza di ossigeno ci sono dei microrganismi che la trasformano in anidride carbonica e biometano. Quest'ultimo può essere utilizzato anche come fonte energetica, mentre quello che avanza nel biodigestore si chiama digestato e viene utilizzato solitamente come fertilizzante. Oppure, se non finisce in un biodigestore anaerobico, finisce in un compostatore industriale, dove questa volta c'è l'ossigeno e si producono anidride carbonica, calore e compost, che anche lui può essere usato in agricoltura. In futuro la speranza sarà quella di vedere quasi esclusivamente bioplastiche, nel senso che la stragrande maggioranza dei materiali plastici con cui avremo a che fare dovrà essere bio-based e quindi non fondarsi sul petrolio. E molto più spesso troveremo anche plastiche biodegradabili, ma non sempre. Anche qui bisogna fare delle distinzioni. E ho chiesto ad Antonella di chiarirci anche questo punto. Allora, ovviamente una plastica biodegradabile è regina nel momento in cui il suo fine vita appunto significa quello di scomparire.
Quindi questo che significa? Che possiamo produrre degli oggetti che hanno un tempo di vita piuttosto corto, determinato, come per esempio una pellicola per la frutta. Quindi la frutta sappiamo che la utilizzeremo entro un certo determinato tempo e poi la butteremo nell'organico e la buttiamo con lo stesso film. Quindi qui ha tantissimo senso l'utilizzo di un biopolimero. Quando dobbiamo fare invece il pezzo per un'auto, capiamo tutti bene che lì non si può utilizzare un biopolimero, non si deve biodegradare e soprattutto deve essere duraturo e deve avere delle proprietà meccaniche tali da appunto avere delle performance molto più alte rispetto ad altre applicazioni. Come vedete è un tema complesso, ma la questione plastiche è una questione complessa. In futuro le bioplastiche che abbiamo detto poter essere bio-based e barra o biodegradabili giocheranno probabilmente un ruolo focale. In alcune applicazioni troveremo molto spesso plastiche compostabili che dobbiamo ricordarci di gettare nell'organico. Ma dove non sarà possibile adoperare una bioplastica? Che facciamo? Ecco, nei prossimi due video di questa trilogia parleremo di riciclo meccanico e di additivi per migliorarlo e di riciclo chimico, nella speranza di dipingere un po' un quadro più completo su questo tema. Io ringrazio BASF per aver sponsorizzato questi video di divulgazione e voi che siete arrivati fino qui, che mi avete sopportato. Vi saluto e vi ricordo che se avete un problema, e questa volta è proprio il caso di dirlo, i chimici hanno tutte le soluzioni.